Bene, buonasera, rieccoci. Rieccoci qui. Come state? Spero voi stiate bene. Io sono Federica, continuiamo il nostro viaggio nella storia dell'arte, in particolare quello dedicato ai musei. Oggi vi racconto uno, forse il museo mio preferito di Milano, che sono le Gallerie d'Italia, in particolare la sezione dell'Ottocento, da Canova a Boccioni. Le Gallerie d'Italia sono fondamentalmente le collezioni di Banca Intesa e di Fondazione Cariplo esposte proprio in centro a Milano. Siamo in Piazza Scala all'inizio di Via Manzoni in questi palazzi storici meravigliosi. È un museo che si divide in due parti, fondamentalmente la parte appunto dedicata all'Ottocento e la parte invece dedicata all'arte del Novecento. Oggi ci concentriamo su questa sezione del secolo del romanticismo, dei sentimenti, delle rivoluzioni della politica, della società. Dei grandi cambiamenti storici, ma anche dei grandi cambiamenti estetici. Si partirà da Canova, appunto, e si arriverà al futurismo. Quindi potete immaginarvi che gran percorso. Io ovviamente ho selezionato alcune sezioni proprio del museo, di questa parte del museo, alcune opere, alcuni artisti, per raccontarvi la grande trasformazione dell'arte di questo secolo. Vi ricordo sempre che questa è la mia associazione culturale, Sibila Art. Vedete qui il logo. E potete seguirmi nelle pagine Instagram e Facebook di Sibila Art anche per rimanere aggiornati sulle mie prossime iniziative, oltre ovviamente al mio canale YouTube. Da gennaio realizzerò un corso di storia dell'arte online dalla preistoria al Novecento e oltre, e se siete interessati, potete guardare sulle mie pagine tutte le informazioni e potete scrivermi, insomma, fatemi sapere. Intanto iniziamo questo video dedicato proprio alle Gallerie d'Italia a Milano, di Milano. Questo è il libro da cui ho preso poi le immagini per la mia presentazione. È il catalogo della sezione da Canova a Boccioni, le collezioni della Fondazione Cariplo ed Intesa San Paolo, edito da Schira, come notate, molto studiato e analizzato in ogni sua parte. È un percorso diviso appunto in grandi capitoli. Il primo capitolo è il genio di Canova nei bassorilievi rezzonico. Non vi racconto tutti i capitoli del museo perché è veramente un museo molto grande e ci vorrebbero ore, sarebbe un video troppo lungo, e quindi ho scelto alcuni capitoli in particolare. Partiamo con due opere di Antonio Canova, La danza dei figli di Alcino, La morte di Priamo, ma in questa sezione ci sono anche delle immagini bellissime, simboliche di virtù della carità, ad esempio, oppure c'è La morte di Socrate, insomma, alcune grandi tematiche narrative della mitologia, ma anche grandi tematiche del Settecento, perché il Settecento è stato il secolo del neoclassicismo in arte, ma anche dell'illuminismo per quanto riguarda la cultura letteraria, filosofica. E quindi la ricerca dell'educazione, della formazione, della ragione, della razionalità, dello studio, delle ricerche, la ripresa dei classici per quanto riguarda l'estetica, l'arte, i classici, ovvero l'arte greca e l'arte romana. Questi bassorilievi in gesso di Canova raccontano proprio quest'arte, questa ricerca di bellezza, di armonia, di purezza, di rigore anche, di distanza, di mancanza di pathos. Questo è l'elemento principale del neoclassicismo. Nel neoclassicismo si vogliono raccontare le grandi tematiche, i grandi fatti storici, anche la mitologia, la religione, ma in maniera sempre pura, elegante, raffinata, in maniera quasi stoica, proprio come volevano i greci, che vedevano nella rappresentazione dell'arte l'ideale di bellezza. L'ideale di bellezza per i greci era anche raccontare filtrando le emozioni, quindi le emozioni dovevano essere sempre in qualche modo eleganti, filtrate appunto, razionali, doveva sempre vincere la ragione. E qui lo vediamo in questa danza dei figli d'Alcino, vediamo al centro questa coppia che balla, che danza, elegantissima, vola nell'aria e tutto è perfettamente simmetrico, i corpi sembrano specchiarsi, sembra davvero la rappresentazione estrema dell'equilibrio.
della bellezza. Guardate anche i personaggi, c'è la tecnica dello stiacciato di Donatello perché i personaggi sono rappresentati nel bassorilievo su diversi piani di visione, quindi questo per dare un senso di spazio, di spazialità appunto, però allo stesso tempo in maniera molto rigida, molto classica. Guardate gli abiti delle fanciulle che sembrano quasi delle colonne greche. La rigidità dei personaggi che sembrano profili proprio distanti, profili romani, le pose, i gesti sono tutti molto rigorosi ed era l'ideale proprio del neoclassicismo, quello di raccontare i miti, le storie dei greci, ma senza farsi in qualche modo superare dalle emozioni, dal pathos, dalle passioni. Però, come dico sempre, le rivoluzioni non avvengono da un giorno all'altro e questo già si nota nelle opere di Canova, perché se osservate nella morte di Priamo ci sono degli elementi di pathos, anche se ancora teatrali e non veramente emotivi, però queste braccia che urlano al cielo, che sembrano richiamare la Maddalena di Masaccio, della sua famosa crocifissione, al Museo di Capodimonte di Napoli. Ci sono queste ninfe, questi abiti svolazzanti, guardate questo dettaglio di questa donna, appunto con le braccia al cielo che richiama la Maddalena, questa donna piangente sulla sinistra, il morto, un personaggio qui disteso, morente. È tutto molto però teatrale. Guardate la posa del protagonista centrale. Guardatela bene questa posa perché in realtà sembra ripresa in qualche modo dal martirio di San Matteo di Caravaggio. Una posa appunto eroica, però molto rigida, molto teatrale. Sembra che nelle opere neoclassiche il tempo sia dilatato. Non c'è questa passione esplosiva che avverrà nel romanticismo. È come se il racconto dell'umano, di questi personaggi dell'antichità, siano in qualche modo narrati lentamente, a tratti, in modo proprio rigoroso, lento e delicato. Però appunto si nota già in quest'opera come il pathos sta iniziando ad arrivare. Dico sempre che l'emozione, che sarà la protagonista principale del romanticismo, inizia a bollire, perché in questa epoca del positivismo, della razionalità, della ragione, dell'artista, dello scrittore come intellettuale, dobbiamo tanto al Settecento per ciò che riguarda l'educazione, la formazione, la scuola. Il ruolo dell'artista, dello scrittore come intellettuale, pensate al Parini che da una parte scriveva poesie d'amore petrarchesche, ma dall'altra scriveva trattati fondamentalmente sociali, in cui ad esempio mi ricordo uno in particolare in cui sottolineava quanto se un uomo ruba sia colpa dello Stato che lo mette in condizione di non vivere dignitosamente e quindi di dover rubare la sua dignità. O pensate a Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene, il raccontare, lui dice, se riuscirò con questo libro a descrivere, a spiegare l'inutilità della pena di morte, la mia vita non sarà stata vana, quest'opera non sarà stata vana. Insomma, nel Settecento nascono tante cose fondamentali e bellissime, anche per la nostra società contemporanea. Però c'era un però. Questo ideale di razionalità, di tecnologia, di formazione, di rigore, si dimentica un dettaglio, e il dettaglio che si dimentica è che l'essere umano è fatto di emozioni e che le emozioni non riescono a essere vinte dalla ragione. Molto spesso sono le emozioni che vincono la ragione. E quindi queste emozioni che iniziano a bollire nelle opere neoclassiche si notano tanto in questi bassorilievi del Canova, in cui inizia ad arrivare come a esplodere il racconto dell'essere umano, della profondità
umana. Negli stessi anni, pensate, sono gli anni del famoso giuramento degli Orazzi di Jacques-Louis David, in cui viene proprio l'opera viene divisa in due parti: da una parte la rigidità maschile degli uomini che vanno in battaglia, e dall'altra parte la morbidezza, le linee morbide delle donne piangenti, proprio a prevedere quello che sarà poi il secolo successivo del racconto dell'umano. Niente, la razionalità non potrà mai sconfiggere in realtà le emozioni, non potrà mai veramente placarle. Questa è un po' la chimera del neoclassicismo, pensare che attraverso l'arte, attraverso la bellezza, soprattutto scultorea, perché nel neoclassicismo ritorna l'ideale della scultura come forma d'arte più alta, si possa in qualche modo sublimare il dolore, quindi l'emozione, portare nella scultura l'essenza stessa della bellezza, che è equilibrio, quindi il placare le emozioni estreme. Però è così, le grandi rivoluzioni poi a un certo punto distruggono tutto, e così avverrà con il romanticismo, che è un movimento artistico, sociale, letterario, che inizia proprio all'inizio dell'Ottocento, in tutta Europa, in realtà anche in America, e che è come se gli artisti con l'idea del fanciullo, con l'idea della ribellione, dell'artista genio, si rendessero conto che l'artista deve essere libero dagli schemi, libero dalle rivoluzioni tecnologiche, dal positivismo, libero dall'adulto, per in realtà esprimere la sua genialità, la sua follia talvolta. E questa follia ovviamente diventerà estrema nei dipinti romantici. Però Hayez e i grandi temi romantici tra pittura storica e melodramma, seconda sezione. C'è da dire che ci sono artisti come Francesco Hayez che si terranno, diciamo, in bilico, perché Hayez sarà proprio l'esempio, l'emblema di artista che tecnicamente nelle sue opere rimane neoclassico, ma racconta i temi della passione, della politica. Pensate al bacio di Hayez, che è un bacio in realtà politico e non romantico, ma quella è un'altra storia. In questo museo c'è l'ultimo abboccamento di Jacopo Foscari con la propria famiglia, o i due Foscari, del 1838-1840. Anche qui in Hayez si vede che si iniziano a raccontare le tematiche emotive, storiche e emotive insieme, storiche e sentimentali insieme. Due Foscari sarà anche un'opera importantissima di Verdi, di Giuseppe Verdi. Però ci rendiamo conto che le emozioni in qualche modo vengono raccontate in maniera sempre molto dignitosa, molto razionale. Non c'è ancora in Hayez la rivoluzione romantica che avverrà, ma la rivoluzione romantica non è solo una rivoluzione di sentimenti, è una rivoluzione che ha a che fare con la politica, col sociale, col racconto sociale, col reportage delle strade, con un richiamo, con un ritorno al pensiero di Caravaggio. Che qua in Hayez ancora non c'è, perché qui vediamo questa pittura. Ovviamente vi chiedo scusa per l'immagine, ma è presa dal libro, l'opera dal vivo è, potete immaginare i colori di Hayez, la levigatezza dei volti di Hayez, gli abiti. Pensate che Luchino Visconti si ispirerà a tutto da Hayez per realizzare il suo famoso film Senso, che parla proprio dell'Italia del Risorgimento con la bellissima Alida Valli come protagonista, che si veste in tantissime scene e sembrano con abiti che sembrano proprio presi dai dipinti di Hayez, di Francesco Hayez. E qui Venezia, con la sua eleganza, con la sua bellezza, i canali sullo sfondo, una scena teatrale. C'è il teatro, quindi c'è il racconto dell'emotività, della passione, dei sentimenti, e quindi è un racconto filtrato, non è un racconto reale, non è un racconto diretto. Hayez sarà assolutamente un artista del Risorgimento italiano, ma con una tecnica ancora puramente neoclassica. Nella mostra che era stata realizzata proprio qua alle Gallerie d'Italia, dedicata al romanticismo, c'era un'opera di Hayez che mi ha personalmente molto sorpreso, perché era un nudo femminile di una modella, con una tecnica invece molto romantica, innovativa,
Addirittura ritratta la modella con i peli sotto le ascelle, un dettaglio molto rivoluzionario. Quindi vuol dire che Hayez stesso stava iniziando nella sua pittura, era già pienamente romantico, aveva assimilato le rivoluzioni che stavano avvenendo in tutta Europa. Però per i quadri, diciamo, ufficiali, storici, narrativi, rimane puramente accademico nella sua pittura altissima. Giovanni Migliari, il fascino pittoresco degli antichi monumenti. Questa sezione è molto interessante perché si trovano diverse opere che raccontano le chiese, le fabbriche all'interno. Quindi nell'Ottocento si iniziano a raccontare dei momenti di quotidianità della società. Addirittura c'è un quadro in questa sezione che racconta il lavoro femminile, che già di per sé è un soggetto assolutamente rivoluzionario. Però di questa sezione ho deciso di portarvi di Angelo Inganni, contadino che accende la candela con un tizio ardente del 1850, e qui la data è importante, perché in qualsiasi manuale di storia dell'arte, manuale scolastico, perché in realtà se si va al Gombrich, ai grandi critici d'arte, si ha una mentalità insomma molto più ampia, però nei manuali di scuola si fa partire il realismo nel 1850-55 con Gustave Courbet in Francia, a Parigi. Perché è stato, diciamo, si dice che lui sia stato il maestro proprio del realismo, in particolare con l'opera Il seppellimento Ornano e poi con l'atelier dell'artista. In realtà è per semplificare, in realtà il realismo era già in Italia, c'era anche in Italia e guardate proprio negli stessi anni. Il realismo è un movimento europeo, un movimento che si dirama in tutte le parti d'Europa in maniera assolutamente diversa, diversificata, però avviene questa esplosione, il verismo nella letteratura, il naturalismo nella italiana, il verismo nella letteratura italiana con Verga, ad esempio, o il verismo o il naturalismo nella letteratura francese con i Mezzola. Ma questo anche nell'arte, quindi mentre in Francia c'era Gustave Courbet, c'era François Millet, qui in Italia c'era Inganni, c'era Angelo Inganni, c'erano i fratelli Nduno, c'erano una serie di artisti che iniziano a raccontare il popolo. E questa è la rivoluzione caravaggesca, perché dopo Caravaggio nel 600, molti artisti, i caravaggeschi appunto, abbiamo visto ultimamente la mostra Palazzo Reale dedicata a Delatour, che è uno degli artisti europei, che è francese, che ha citato e si è ispirato a Caravaggio. Ecco, generalmente gli artisti caravaggeschi si sono molto concentrati sulla pittura, sulla tecnica pittorica di Caravaggio e non sulla sua vera rivoluzione, che era quella del soggetto, perché Caravaggio è il primo, secondo me, artista della storia dell'arte che davvero racconta la strada, il popolo, la realtà, una realtà sommessa, una realtà non detta. È il primo reporter. Si dice che sia il primo fotografo, ma probabilmente è stato il primo fotoreporter. Ma questa rivoluzione caravaggesca per 2 secoli è rimasta abbastanza sommessa, non è stata davvero compresa. Ritorna proprio nella metà dell'Ottocento, quindi 2 secoli e mezzo dopo. E perché gli artisti iniziano a voler raccontare quello che c'è al di là, dietro le rivoluzioni del Risorgimento, dietro le grandi guerre d'indipendenza o le grandi battaglie. Cosa c'è nelle strade? Cosa avviene nelle strade di questo luogo che si chiamerà Italia? E questa opera di Inganni riprende in qualche modo il notturno di Caravaggio, però è un contadino. Il protagonista è un contadino semplicissimo che sta accendendo una candela ed è illuminato proprio dalla luce di questa candela. E è una scena assolutamente semplice, non avviene niente. È un quadro in cui non c'è una narrazione importante. Nell'Ottocento, nel Settecento, insomma, ma nel Settecento, anche all'inizio dell'Ottocento, come Hayez, artisti come Hayez e come tanti altri, narravano le grandi gesta storiche, i grandi fatti storici, religiosi, mitologici. Questo soggetto era assolutamente nuovo.
Era un soggetto in cui non c'era una narrazione importante, non avveniva niente di fondamentale e di sconvolgente o da raccontare alla storia. No, era una semplice scena umana, quotidiana, era una scena di vita reale e a cui gli artisti iniziano ad attingere quella vita elementare di cui Longhi parla quando parla della grande passione del Caravaggio. E qui c'è nell'Ottocento, nell'Ottocento ritorna questo desiderio di raccontare la realtà in maniera diversa, in maniera ancora più popolare, ancora più reale, ancora più viva, perché Caravaggio, bene o male, raccontava la realtà portandola nella sacralità. Invece qui si racconta la realtà portandola nella realtà, si vuole raccontare veramente che cosa avveniva nelle strade delle città dell'epoca, quali erano i nuovi eroi della storia? Erano i contadini, erano gli operai, gli zingari, i poveri, quegli eroi che cercavano di sopravvivere quotidianamente, quei bambini che erano già adulti, quelle realtà di malessere e di dolore quotidiano. In quest'epoca si inizia a raccontare la gente della vita reale, delle strade reali, delle città. Infatti, questa è la sezione in assoluto più bella di tutto il museo, intitolata Gerolamo in Duno, Sebastiano de Albertis e la grande epica del Risorgimento. Quello che avviene in questa sezione è un miracolo, perché si entra immaginandosi subito delle grandi rappresentazioni di battaglie. Ci sono. Ma dopo, arrivano con De Albertis, arrivano nelle sale dopo, nelle prime sale avviene questo miracolo. Ci sono tutti questi piccoli dipinti di Gerolamo in Duno o di Domenico in Duno, erano due fratelli, uno un po' più giovane dell'altro, in cui questi pittori raccontano cosa accadeva nelle case dei Garibaldini, cosa accadeva nelle case di questi giovani che venivano, che si arruolavano con Garibaldi, con questo sogno della patria, con questo sogno di liberarsi dall'usurpatore e con questo sogno di unire l'Italia. Ad esempio, questo è uno dei dipinti che amo di più, che è la partenza del Garibaldino del 1860, una casa semplicissima, un interno domestico reale, povero, una mamma che abbraccia il figlio, quindi immaginatevi come viene resa così reale, così vera questa scena, il gomitolo che è caduto per terra perché lei in questo momento è completamente persa e disperata nell'abbracciare il figlio che ha un volto quasi perso, un volto insicuro, forse indeciso, non sa neanche che cosa sta andando probabilmente a fare. I Garibaldini erano giovani veramente. Ragazzi veramente giovanissimi, 18, 19, 18, 19 anni, 20 anni, che si arruolavano con un sogno ma senza neanche veramente capire a cosa andavano incontro. E Gerolamo in Duno in quest'opera lo racconta con una delicatezza, con un rigore, con un rispetto anche quasi sacro. E la stessa cosa avviene, ad esempio, con quest'opera di Domenico in Duno, 1854 circa. Come vedete, sono gli stessi anni del realismo francese di Courbet e di Millet, il ritorno del soldato ferito, 1854 circa. Guardate questo Garibaldino che è tornato a casa, ferito con la famiglia, poverissima, una casa poverissima, tutta distrutta. Questa luce delicata, questa donna che guarda fuori alla natura come un desiderio di respiro, di vita, questo corpo di uomo abbandonato su una sedia, e quasi assente anche qui, ripreso dal dolore di aver visto magari gli amici morti, i soldati morti, di aver visto la morte davvero nella guerra, in quella guerra per la libertà. E qua c'è un Garibaldi, inatteso, imprevedibile, che nessuno si aspetta, perché Domenico in Duno descrive così, rappresenta così Giuseppe Garibaldi in modo assolutamente nuovo, innovativo, non come un grande condottiero, ma lo rappresenta sulle alture di Sant'Angelo presso Capua, 1862, in sovrappensiero, non come il grande capo dei Garibaldini, il grande
unificatore d'Italia, ma come un uomo che forse si chiede, ma ne valdrà la pena tutti questi morti, tutti questi giovani che stanno morendo, tutta questa responsabilità che mi sono preso? Non lo so, mi immagino proprio Garibaldi che pensa queste cose e le pensa da uomo, non le pensa da condottiero. È assolutamente una rappresentazione nuova di Garibaldi. Lui lì su quell'altura è di fronte all'infinito dei suoi dubbi, probabilmente, e della storia e di questo paesaggio molto brullo, grezzo, semplice, questa solitudine che si sente, si percepisce nella rappresentazione del grande condottiero, del grande eroe dell'Italia Unita. Quindi nel romanticismo questi pittori italiani iniziano a raccontare anche il risorgimento non solamente nelle grandi battaglie, ma nelle case, in quello che avviene quotidianamente. Guerra vuol dire anche perdere, vuol dire perdersi, vuol dire allontanarsi dalle famiglie, vuol dire rischiare la vita. Vuol dire abbandonare la sicurezza, vuol dire non sapere se ritornare, vuol dire intimità, vuol dire anche visione domestica. Ecco, una visione domestica della guerra, del risorgimento. È una visione veramente, commovente. Si vuole fare lo zoom sul reale che forse è meno interessante delle grandi battaglie, delle grandi scene di lotta, di vigorose, di cavalli, di paesaggi, di morti, di baionette, però è la realtà, è quello che avveniva, è quello che avveniva nelle case del Risorgimento. Però ci sono due sale che proprio raccontano anche grandi dipinti di battaglia. Qui Gerolamo in Duno, che rappresenta la battaglia di Cernaia del 1857, ma soprattutto questo, che è un dipinto pazzesco, immenso. Ovviamente qua non rendono, ma sono dipinti veramente enormi, prendono tutta una parete. L'artiglieria della terza divisione alla battaglia di San Martino del 1887. Queste sono le battaglie, guardate questo dettaglio dell'uomo sdraiato, morto in primo piano, che ricorda un po' il Cristo del Mantegna, che in questo modo crea la prospettiva della scena, un paesaggio romantico, però romantico non nel senso di sublime, non è una natura sublime questa, è un racconto di morte, di distruzione, di lotta, di patriottismo, di forza, di rigore. È quello che accadeva, però in maniera già molto più pomposa, più anche affascinante per l'epoca, perché le scene di battaglia, insomma, erano un soggetto tradizionale della storia dell'arte, dell'arte stessa. Sicuramente invece queste scene erano davvero un reportage delle case, un reportage intimo della vita quotidiana delle persone che stavano dietro e che hanno creato, in realtà, hanno permesso le battaglie, il risorgimento e l'unità d'Italia. L'immagine di Milano, il fascino popolare dei Navigli. Allora, questa sezione ha tutte delle opere, dei dipinti bellissimi di Milano, del Duomo, degli interni del Duomo, però vi ho portato quest'opera in particolare, dedicata proprio ai Navigli. Sì, perché ci sono due sezioni, scusate, l'immagine di Milano, una prima parte dedicata appunto al Duomo, al centro, alle piazze, e poi quella dedicata ai Navigli, che è una sezione che a me piace moltissimo perché si vede la vita reale dei Navigli dell'epoca. In questo caso vediamo un'opera molto interessante di Emilio Gola, Il Naviglio fuori Milano, 1895 circa, che racconta la vita popolare, anche qui, dei lavoratori, della periferia, della solitudine in qualche modo, però allo stesso tempo la vita vera, la vita non narrata fino a quel momento, cosa accadeva sempre, sembra ripetere le stesse cose, ma in realtà è proprio il punto centrale, di questa rivoluzione dalla metà dell'Ottocento. Iniziare a raccontare cosa accade fuori dal patinato. Fuori
dal già narrato dalla storia antica. Fondamentalmente si inizia a raccontare la storia contemporanea. Questo è un dettaglio importante perché all'inizio dell'Ottocento in Francia, ad esempio, la Grande Rivoluzione era nata con la zattera della Medusa di Théodore Géricault o anche i suoi ritratti di alienati, di matti. Si inizia a voler raccontare quei fatti di cronaca, quella realtà popolare che non voleva essere generalmente narrata. E invece si inizia a narrare, ma non solo semplicemente in dipinti, ma in dipinti di immense dimensioni. Come voler dire, questa realtà è sacra quanto il racconto, non lo so, di una battaglia della Rivoluzione Francese, o quanto la morte di Socrate, o appunto, non so, l'adorazione dei magi dal punto di vista religioso, non so, un tema sacro. Insomma, si inizia a capire che il racconto umano ha qualcosa di sacro. E poi cambia la tecnica. Ecco, in questo dipinto, guardate da dove siamo partiti, no? Quando vi dicevo, attenzione, Hayez è romantico, ma non nella tecnica, perché Hayez è forse uno dei pittori più accademici, classici nella pittura, nella storia dell'arte, invece lui e tanti altri in realtà, però con il romanticismo cambia la tecnica. Siamo nel 1895, in Francia c'erano gli impressionisti e quindi si inizia a osservare la natura nella percezione che ha sull'occhio, la luce, l'acqua, le macchie iniziano a diventare protagoniste delle opere, si perde il disegno, non si disegna quasi più, si lavora solo di pennello, di colore, colore puro, colore misto, colore violento, colore libero. È una tecnica ormai diversa, siamo nel 1895, in Francia già era nato, vissuto e morto Vincent van Gogh, quindi siamo in un'epoca in cui l'arte sta oggettivamente cambiando, dall'impressionismo al post-impressionismo, al divisionismo, ai macchiaioli, a questi artisti che iniziano a raccontare la vita in maniera molto più veloce, più improvvisa, più d'impressione, senza dettagli, per dare il senso proprio di velocità dell'occhio, dello sguardo. Non a caso sono gli anni in cui ormai è nata la fotografia e quindi l'arte deve darsi un altro senso di vita, ma questo ve lo racconto dopo. Il paesaggio lombardo tra la suggestione poetica di Manzoni e la ricerca del vero. Questo dipinto è forse il mio preferito di tutto il museo. Il mattino autunnale 1902 di Andrea Tavernier è enorme ed è... tecnicamente non saprei neanche definirlo perché non è impressionista, è un leggermente divisionista, ma neanche, insomma, sembra un mix tra colore puro e impressionismo. Ecco, ci sono pennellate velocissime, forti, carnose, questa luce che emana proprio il dipinto, questo paesaggio che è assolutamente vivo, forse più bello della natura stessa, è qualcosa di veramente sconvolgente, ti sembra di entrare dentro l'opera con la ragazza lì rappresentata. Ma che cosa accade fondamentalmente? Qua si inizia a rappresentare la natura. Allora, all'inizio dell'Ottocento c'era già stata la rappresentazione dei grandi paesaggi romantici, Caspar David Friedrich, William Turner, anche la Hudson River School in America, ma qui la natura inizia a prendere, siamo alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, la natura inizia piano piano ad avere un altro ruolo. La natura piano piano inizia a far scomparire l'essere umano del tutto, tanto che se osservate questa donna sembra quasi immergersi nella natura, anche coi colori, sembra camaleontica con la natura stessa, lei è la natura. E la natura inizia a essere proprio il luogo del simbolo. Infatti, piano piano, questi sono gli anni in cui nascerà il simbolismo. Il simbolismo che racconta come nella natura ci sia un alfabeto da tradurre e solamente i profeti, i geni possono farlo anche attraverso l'uso di sostanze stupefacenti. Pensate a Charles Baudelaire, i pittori maledetti. Sono quei pittori che si sentono quegli artisti, quei pittori...
I poeti maledetti, scusate, però ci sono anche i pittori maledetti all'epoca, sono quegli artisti, quegli intellettuali che si sentono quasi dei prediletti perché attraverso l'uso di queste sostanze riescono a entrare in contatto con la verità e quindi a decifrare i simboli della natura. E non a caso l'opera magistrale di Charles Baudelaire è Le Fleurs du Mal, i fiori del male, i fiori, la natura. Il simbolismo nasce anche in Germania con la famosa poesia La rosa blu, la rosa. Quindi il simbolismo è un movimento che nasce dalla letteratura, ma poi si espande ovviamente all'arte. Ed ha un'idea, il simbolismo viene vista come una costola del romanticismo, perché parte dal pensiero romantico, però fino adesso abbiamo visto che il romanticismo si occupa molto del popolo, della politica, delle rivoluzioni. Il simbolismo è come se dicesse: attenzione, per essere un vero individuo sociale, devi conoscere prima te stesso, entrare negli abîmes, negli les abîmes humains, nei tuoi abissi, negli abissi dell'essere umano e veramente conoscere te stesso. Non a caso, sono gli stessi anni in cui nasce la psicanalisi e nel 1900-1901 circa viene scritto ed edito il libro di Sigmund Freud, L'interpretazione dei sogni. Quindi il simbolismo è un movimento che nasce dal romanticismo, ma si distacca un po' da quel pensiero sociale ed è più un movimento individuale, più personale in qualche modo. E la natura è il luogo in cui avviene questa rivoluzione, è il luogo in cui l'essere umano deve imparare a decifrare il proprio animo e a decifrare la realtà stessa e a riconoscerla, a conoscere gli immensi misteri della bellezza del mondo e dell'inconscio anche, il mondo che è un mondo anche interiore e non razionale, non comprensibile, non facilmente comprensibile e neanche più gestibile dall'essere umano. Pensate che cosa è successo in un secolo. Nel Settecento, nell'Illuminismo, si pensava che l'essere umano era arrivato al massimo della sua prestazione, della sua razionalità, della sua bellezza, della sua forza. In realtà, con la fine dell'Ottocento ci si rende conto, e con la nascita della psicanalisi, che addirittura l'essere umano ha una parte in sé, il subconscio e l'inconscio, che non può gestire, che non può veramente neanche comprendere. Ha bisogno di qualcuno che gli interpreti i sogni, che gli interpreti il sogno, che è quel luogo dove l'inconscio si esprime. E dove c'è un alfabeto totalmente diverso dall'alfabeto del razionale, del raziocinio, proprio come la natura. E quindi è veramente un'epoca complessissima in cui sta cambiando veramente il mondo e l'arte. In questo periodo di grandi rivoluzioni, in realtà ci sono anche i revival, ci sono artisti come anche gli stessi Induno che creano dei dipinti che richiamano al Settecento, alla Salotto Borghese, appunto, il revival del Settecento nel Salotto Borghese. Vi ho portato due opere divertenti per me, interessanti, che sono La pittrice e La lezione di geografia. Guardate gli anni, siamo nel 1871, c'è stata l'Unità d'Italia, il Risorgimento, le battaglie, le rivoluzioni, il realismo, l'impressionismo, c'è tutto. Eppure ci sono artisti che, nonostante il loro essere anche romantici, rivoluzionari nella loro pittura, come Gerolamo Induno, creano delle opere che sono dei revival del neoclassicismo. Guardate questa pittrice che è vestita, come io dico sempre davanti a quest'opera, con questo vestito non riuscirei neanche a prendermi un caffè, che è la verità. E invece viene descritta così un'idea di pittrice. Ovviamente è una donna che non sa dipingere, però viene rappresentata come se stesse dipingendo, come se dipingesse, in una posa anche abbastanza annoiata. È un ideale femminile, ovviamente, tutto tranne che emancipato, come lo è questa scena della lezione di geografia del 1880. Ovviamente c'è l'uomo, il maestro, che spiega e le due ragazze che sembrano in realtà pensare a tutt'altro e perse nell'osservare il loro insegnante, in una scena molto appunto borghese, aristocratica più che borghese, molto aristocratica, molto elegante, molto raffinata. Guardate la resa dei
dei tessuti, degli abiti, la parrucca, simbolo proprio dei tribunali del Settecento, no? Dell'illuminismo. Quindi è proprio un revival, è come se si tornasse indietro. Infatti, in questa sala del museo è laterale, cambia il colore delle pareti, è come per dire, nel mentre, però, contemporaneamente gli artisti si divertivano anche a realizzare opere che ricordavano ormai un tempo passato che non esisteva più, perché in realtà questa è la grande rivoluzione dell'epoca. La pittura di genere, scene di vita del popolo. Nel museo qua c'è un corridoio di dipinti immensi, enormi, che narrano ed descrivono proprio come fossero delle fotografie di reportage, la verità delle strade, delle case dell'epoca e soprattutto la povertà. L'artista nomade, quest'opera del 1870-72, La ragazza che cuce del 1860-1870, e ce ne sono tantissime altre. Guardate qui Filippo Carcano, Tipi di una famiglia di contadini nel Veneto, 1885, Giovanni Sottocornola, muratore del 1891. Vi ho portato anche quest'opera bellissima, che è una delle prime opere importanti di Giovanni Segantini, con cui lui vinse un concorso. È il coro della chiesa di Sant'Antonio a Milano del 1879, in cui lui rende benissimo questa luce che entra in chiesa e riesce a rendere proprio il silenzio. Questo chierichetto preso di spalle, in solitudine, è una scena molto in realtà intima, molto religiosa e sacra e silenziosa e silente. Però le strade pullulavano di vita e di verità e di dolore, di povertà, e gli artisti di quest'epoca ci tengono a raccontare proprio questo, a raccontare cos'era la vita dell'epoca. Guardate che questa è veramente una rivoluzione spaziale, proprio della storia dell'arte. Pensate che l'Ottocento finirà con 1900-1901 con l'opera di Pellizza da Volpedo, il quarto stato, non a caso, che sembrerà quasi un'opera che una corona, la ciliegina sulla torta di anni in cui si racconta quello, ma non si era ancora realizzata un'opera davvero simbolica. Ecco, questo è il senso di cui sto cercando di dirvi. Erano ritratti di persone di strada, ma col quarto stato quella realtà arriva in maniera prepotente, reale, delicata, ma non violenta, ma sicura, decisa, senza sosta. Ecco, quelli sono operai che camminano senza sosta verso il futuro ed entrano nel nuovo secolo, nel secolo del Novecento, chiedendo il quarto stato, chiedendo diritti, chiedendo dignità, ma anche chiedendo di essere rappresentati. Perché è importante da sottolineare questa cosa. All'epoca non c'erano i social network, non c'era la televisione, non c'era il cinema, quasi sta arrivando, però non come lo conosciamo oggi, non c'erano i manifesti, le foto, non c'erano i mass media che ci sono oggi. E quindi i poveri pensavano di non essere neanche reali, perché non si venivano mai rappresentati in un'immagine. L'arte, la pittura, la scultura erano gli unici modi per raccontare la realtà. E il quarto stato, appunto, non si sentiva vivo perché non si vedeva rappresentato mai. In quest'epoca si inizia a vedere i poveri, gli ultimi, i diseredati, la borgata, iniziano a vedersi nelle opere, quindi iniziano a prendere coscienza di loro stessi, del loro esistere e della loro identità. Vi ho portato poi due opere bellissime, Non rendono qui, di Vincenzo Irolli, Ritratto femminile, questo a sinistra, e Voluttà, questo a destra, 1890-1900, 1900-1910, quindi siamo alla fine dell'Ottocento. Guardate la bellezza dei colori, della pennellata, del vigore di queste opere. Vincenzo Irolli, pittore napoletano, e le ho portate queste due opere perché sono il simbolo della grande immagine femminile dell'epoca, come dissociata tra la femme fatale e la donna angelicata. Pensate anche
È una tematica molto anche del simbolismo, oppure pensate al piacere di D'Annunzio, insomma, questa idea della donna santa e donna erotica. Da una parte il desiderio di una moglie, di una donna in bianco, delicata, quasi angelicata, quasi bambina, infantile, dall'altra parte invece la donna erotica come la Giuditta, che è una donna che conosce il suo potere erotico, passionale, una donna che fuma, guardate qui. Però allo stesso tempo è una donna da cui avere paura perché ti può uccidere, perché sono le moderne Giuditte, le moderne Salomè. E quindi questo ideale della donna contrastante è in realtà un ideale, un archetipo che è rimasto ancora oggi, che rimane vivo ancora oggi in tutte le pubblicità di moda. Ve lo dico perché è la tematica della mia ricerca di dottorato che è stata pubblicata in Iconografia del Consumo, il mio libro con Aracne Editrice. È la mia ricerca appunto di dottorato in cui ho analizzato la rappresentazione femminile nelle campagne pubblicitarie dal 2010 al 2015 dei brand di luxury prêt-à-porter italiani, in cui le immagini della donna angelicata e soprattutto della femme fatale continuano a essere preponderanti, ma allo stesso tempo cozzano fra di loro, contrastanti, e questo provoca fondamentalmente la rappresentazione di una donna frammentata, di una donna che non sa più che cosa essere, e di una donna in qualche modo divisa in categorie. I rinascimentali erano molto più avanti, perché se pensate all'opera Amor sacro, amor profano di Tiziano, le due donne, la donna nuda che rappresenta l'amore puro e la donna ben vestita e truccata che rappresenta l'amore profano, in realtà al centro c'è Cupido che mischia l'acqua della sorgente. Come dire che in realtà il vero amore, la vera donna, il vero amore è tutto, è passionalità, è purezza. E pensate, nel Rinascimento erano molto più avanti di come poi la donna in realtà viene vista nell'Ottocento. Sono anni in cui la donna si inizia a emancipare assolutamente nella società, attraverso tanto l'arte. Pensate ai manifesti di Mucca, o pensate appunto ai manifesti, alle opere di Henri de Toulouse-Lautrec, in cui le donne, le attrici, le ballerine diventano quasi più importanti degli uomini. E proprio per questo i pensatori, gli intellettuali le attaccheranno tantissimo. Pensate, mi vengono in mente le parole di Diderot, che in fondo che era un grande pensatore, un grande intellettuale, ma che diceva che fondamentalmente la donna deve pensare solo a fare i suoi mestieri, quindi stare in casa. Quindi sono anni di grandissimi contrasti di rivoluzione che si notano e si vedono anche nell'immagine femminile della pittura. Queste due opere di Rolli sono assolutamente rappresentative. Ed eccoci al simbolismo, il simbolismo tra natura e allegoria. Qui questa sezione inizia proprio a raccontare dei dipinti bellissimi, in cui immergersi nei colori, nelle atmosfere. Leonardo Bazzaro, Orazione a Chioggia del 1897, questa preghiera in un fiume, in questo silenzio, in questa atmosfera, è ovviamente una preghiera intima, umana, è una scena assolutamente sacra e simbolica. Di un altrove, di un luogo altro, un luogo lontano. Calma di Giorgio Belloni del 1913, una pittura veramente, un dipinto di una bellezza estasiante, qui non rende niente, però è proprio questo mare, il cielo e il mare in lilla che danno veramente un senso di calma. E attenzione, iniziano ad esserci titoli che sono collegati non più alla descrizione di un paesaggio, non so, mare all'alba, no, calma. Quindi siamo al punto in cui, vi avevo già anticipato prima, la natura rappresenta un'emozione, rappresenta qualcos'altro e quindi è simbolo di altro. La pittura del simbolismo è molto legata anche alla pittura divisionista. Diciamo che i divisionisti sono quegli artisti che in Italia hanno ripreso un po' l'impressionismo, però in maniera molto più anche rigorosa, e sono i Segantini, i Previati, insomma, i grandi pittori che rendevano la luce attraverso la divisione della pennellata e allo stesso tempo hanno creato dei grandi dipinti di mistero, di simbolo, di concetto.
Bellissima quest'opera di Angelo Morbelli, Sogno e Realtà, siamo nel 1905, e il sogno rima, il simbolismo ha a che fare col sogno. Vedete due signore anziani, una sulla sinistra, la signora anziana sulla sinistra, che si è addormentata mentre stava lavorando a maglia, un uomo sulla destra che si è addormentato mentre stava leggendo, questa anche è una tipica rappresentazione femminile e maschile. La donna viene sempre rappresentata che si addormenta per aver fatto qualcosa di, mentre stava facendo qualcosa di manuale, di artigianale, mentre l'uomo sempre quando legge. Quindi è l'intellettuale, l'uomo nella rappresentazione iconografica nella storia dell'arte. Però cosa succede? I due dolcissimi nonnini si addormentano ed entrambi sognano. Sognano loro stessi giovani che guardano l'infinito e oltre, ed è proprio questo sogno in realtà, quello che adesso, quello che sognano di ritornare a essere, quello che sognano di essere in questo momento. È un quadro romantico, dolcissimo, ma anche molto tipico del simbolismo, ecco, che racconta quell'abisso umano, in questo caso anche molto dolce, molto anche morbido e accogliente. Questo percorso della sezione 800 da Canova a Boccioni termina appunto con una sala dedicata a tutto Umberto Boccioni, che si chiama Umberto Boccioni dal divisionismo appunto dal divisionismo al futurismo. Umberto Boccioni, Officine a Porta Romana 1910. Umberto Boccioni, che era un pittore calabrese che però lavora, vive a Milano, aveva una casa proprio qui in Porta Romana, quindi questo è quello che vede lui dalla sua finestra. Porta Romana era la città che salì, cioè Milano era la città che saliva, la città che sale, citando Calvino. E Porta Romana era proprio il luogo della costruzione, era il luogo della città che stava salendo, quindi dei cantieri. E di officine, appunto, di fabbriche, di lavoro. Il futurismo è la prima avanguardia, diciamo, storica, che nasce in Italia con Marinetti, Boccioni, e sarà proprio, la rivoluzione, perché quello che accade tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento è proprio questo. Con la nascita della fotografia, l'arte vive la sua seconda crisi. Terribile. La prima era stata il manierismo. La seconda è proprio questo, la nascita della fotografia. La nascita della fotografia perché? Perché l'arte, sin dalla sua nascita, sin dalla preistoria, sin dalle grotte di Lascaux, ha sempre voluto raccontare la realtà, il verosimile. E soprattutto in quegli anni, verso la fine dell'Ottocento, c'era stata questa ossessione del reale. Pensate agli impressionisti. E proprio tra gli amici degli impressionisti nasce il primo fotografo che sarà Nadar. E Nadar sarà colui che realizzerà la prima mostra degli impressionisti, guardate un po' che caso, perché con la nascita della fotografia l'arte entra in crisi, non sa più che cosa fare, perché per la realtà ormai c'è la fotografia. Perché tra un ritratto perfetto e una fotografia sarà più reale, più precisa la fotografia. E quindi l'arte si interroga su se stessa. E per sopravvivere deve trovare un altro senso di vita. E che cosa aveva di più l'arte che la fotografia in quel momento non aveva? Sicuramente il colore, ma non è l'unico punto. L'arte deve cercare una nuova strada e questa nuova strada sarà raccontare un altro reale. E allora da qui nascono le prime avanguardie storiche, il futurismo, che si concentrerà appunto sul movimento, sulla quarta dimensione, come diceva Duchamp. Quello che noi vediamo quando siamo in un treno dal finestrino. Quella è la quarta dimensione, che è il movimento, è il tempo che passa. Nascerà il surrealismo, che vuole raccontare il sogno, l'inconscio. Nascerà il dadaismo, che vuole raccontare l'ironia, la distruzione dell'arte, il sarcasmo, il ready-made. Nasceranno l'astrattismo, che abbandonerà per sempre la forma, la figura, scusate, e si darà alla forma, quindi abbandona la figura e invece si concentra sulla musica, sull'astratto, sulla forma, sulle linee.
Queste sono tutte le prime avanguardie storiche, il cubismo, Picasso, Braque, che destruttura il reale per ricomporlo su un piano unico. Queste prime avanguardie storiche, il Novecento, è un'arte straordinaria perché in realtà rappresenta l'arte che si salva. E con Boccioni, in questo percorso, inizia proprio il nuovo percorso, che è l'altra parte del museo dedicata al Novecento e quindi all'arte che si è salvata, che si salva e che ricrea se stessa attraverso le prime avanguardie storiche, l'arte tra le due guerre, De Chirico, Carrà, Morandi, l'arte dal secondo dopoguerra, l'action painting, insomma tutto quello che avverrà nel Novecento, che è tutta una voglia dell'arte di raccontare altro, non più il verosimile, non più quello che si vede, ma quello che si sente. E da qui l'artista diventerà ego, diventerà il centro, perché la realtà sarà filtrata sempre dall'artista e dalla sua speciale rappresentazione e visione della realtà, della vita, dell'essere. Che dire, vi ringrazio per avermi seguito in questo percorso. È stato un po' lungo il video oggi, mi sa, ma ci tenevo perché veramente è un museo che è davvero importantissimo dal punto di vista didattico, perché è cronologico, ha una installazione cronologica. Molto semplice, molto didattica, appunto, molto affascinante, con opere pazzesche di una bellezza estasiante e che in realtà raccontano proprio il grande senso della rivoluzione di questo secolo così meraviglioso e così difficile, così complesso. Vi ricordo sempre che se siete interessati alle mie attività, alle mie visite guidate o lezioni, adesso da gennaio inizierò il mio primo corso di storia dell'arte online sulla piattaforma Zoom, da gennaio 2021 a marzo 2021, un corso di storia dell'arte proprio didattico, come piacciono a me musei, chiari, cronologici, essenziali, asciutti, e racconterò dalla preistoria al Novecento e oltre. Ci saranno due lezioni alla settimana con due orari differenti. Se siete interessati potete trovare tutte le informazioni sulla mia pagina Facebook o Instagram di Sibyl Art, che è la mia associazione culturale, e potete scrivermi se avete dubbi, domande, questioni. Iscrivetevi se siete interessati a questi video, a queste video lezioni sul mio canale YouTube, che è Federica Maria Marrella. Che sono io. E grazie ancora per la vostra attenzione e un abbraccio. Ciao. Ciao ciao.